Buongiorno ragazzi, benvenuti. Abbiamo qua un ospite d'eccezione, il buon Romeo Agresti, direi che lo conoscete un po' tutti. Quindi benvenuto, in descrizione il link del canale YouTube di Romeo. Vai. No, Sei sempre troppo buono, Lu, sei sempre troppo buono. Grazie per no, l'invito. quello buono siete ad aver accettato questa proposta, questa offerta. Mi suonava la sveglia per ricordarmi che dovevamo fare il video, quindi questa cosa è molto bella, non la tagliamo perché è il bello della diretta. Pensavo che Niente. fosse la sveglia proprio per ricordarti che dovessi svegliarti a Beh, mezzogiorno. sono in ferie, quindi permettimi almeno di dormire. Tra l'altro, anche tu dovresti Circostanze. essere in ferie, ma. Questa settimana, caro Lu, è molto complicata perché è molto complicato andare in ferie ed è molto complicata viverla dietro la Juve perché, come ben sai, ogni giorno qua c'è una mina che salta. Tum, tum, tum. Sabato è stata una giornata assurda per quanto mi riguarda. Non oso immaginare te. Guarda, professionalmente la metto come la seconda più dispendiosa dopo quel famoso 16 luglio in cui si dimise Antonio Antonio Conte. Conte. Ma le dinamiche sono simili. Più che altro questa volta la decisione è stata a parte dirigenziale e invece l'altra volta hanno dovuto correre ai pari. Quindi, però, le Vero. tempistiche sono Sì, sospette. l'aria di tempesta c'era, l'aria di tempesta c'era. Quella volta, come hai detto giustamente tu, fu tutto Conte a fare il casotto. Questa volta invece Andrea Agnelli ha fatto tum 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 e ha definito il nuovo progetto tecnico. Che Infatti, secondo me vai. Dici? ancora, insomma, mancano ancora dei passaggi a livello dirigenziale. C'è Secondo me cambierà qualcosina dopo. Cherubini, Paratici, questi discorsi qua. Sì, perché Cherubini avrà un ruolo sempre più centrale, lo ha fatto capire anche lo stesso Agnelli alla presentazione di Pirlo, no? Però alla sua sinistra c'era Cherubini e quindi Cherubini ha veramente un ruolo più avrà un ruolo più importante, ma d'altro canto evidentemente Agnelli lo avrà valutato in questi anni di Juve e avrà ritenuto appunto che fosse meritevole di una, tra virgolette, promozione. Io sono ignorante e penso anche la maggior parte delle persone. Cherubini, di cosa si occupava precedentemente? Ma diciamo che Federico Cherubini arriva alla Juve nel ruolo di braccio destro di Paratici, quando c'era Marotta, che era capo dell'area sportiva, poi c'era il direttore sportivo che era Paratici, e Cherubini è andato alla Juve dal Foligno per dare una mano, diciamo, alla parte tecnica. Occupato Ok. in prima persona il progetto Under 23, Ah, ok. Ecco perché era. con l'uscita di scena di Marotta è salito, è diventato a tutti gli effetti il braccio destro di Paratici anche per la prima squadra. E ora credo che abbia fatto tutte le tappe giuste per avere un ruolo più importante all'interno della dirigenza. Ok, quindi qua siamo nella Juve neanche di oggi, del domani, siamo già nel futuro. Facciamo un passo indietro, perché questo è un video che parte dalla valutazione di Sarri fino ad arrivare alle anch'illazioni, se vogliamo, su Andrea Pirlo. Sarri, che cosa non è andato? Il tuo voto a Sarri? Il mio è 5. Il mio voto a Sarri è un 6 e Ah, mezzo, ok, ma ti perfetto. se dovessi giudicarlo dal punto di vista tecnico sarebbe insufficiente. Certo. Però per un allenatore che vince è sempre sufficiente. Assolutamente. Perché comunque lui adesso è stato messo alla porta, come è stato messo alla porta l'anno scorso Allegri, ma entrambi erano gli allenatori campioni d'Italia in carica. Sono rimasto non deluso, ma sorpreso dal fatto che Sarri non sia riuscito comunque a proporre qualcosa di diverso. Perché, come ho detto in più video, mi aspettavo che lui rappresentasse un forte punto di discontinuità col passato. Invece si è rivelato un allenatore molto pragmatico, ma che per portare le sue idee è finito per snaturare una squadra, perché la Juve quest'anno non è stata né carne né pesce. Un ibrido che in qualche modo si è tenuto a galla ed è riuscito a centrare l'obiettivo dello scudetto, ma che poi ha perso male la Supercoppa italiana, male la Coppa Italia. È uscita in maniera indegna agli ottavi di Champions contro la settima forza della Ligue 1, Che non giocava da 5 mesi. che non giocava 5 mesi, salvo quella partita con il Paris Saint-Germain, che ti ricordi, poi ne avevamo parlato e avevo subito capito dopo quella partita che la Juventus non sarebbe passata. Sì, te ce l'avevi. Sì, te avevi in E testa. quindi Lu, ti dico, secondo me è un 6,5 per l'obiettivo raggiunto, però poi a livello empatico, a livello emozionale, non è riuscito a conquistare né i calciatori in maniera oggettiva e né poi l'ambiente, in primis la società. Io invece gli do insufficiente, voglio magari essere forse cattivo, tra virgolette, ma ne avevamo già parlato in una live insieme e io ho visto tanti problemi che si riproponevano costantemente e perennemente nel modus operandi di Maurizio Sarri. Il fatto di essere attaccato soltanto a un piano A e non avere mai un piano B nel caso in cui il piano A non andasse in porto. Il fatto di non osare mai con le sostituzioni e
quindi non cambiare nemmeno mai il modulo, ma semplicemente spostare una casella di un giocatore dello stesso ruolo per un altro. Il fatto ovviamente di non riuscire a caricare nemmeno i giocatori nelle partite. Parlavamo l'altro giorno di come poteva preparare il Lione e tu stesso mi dicevi non credo che abbia passato così tanta felicità, così tanta positività nei calciatori. Aggiungo una cosa, io se penso alla Juventus di Sarri, quindi 19-20, non, nella mia testa non riesco a identificare un 11 titolare. Bravissimo. No, vero, vero. Fotografia perfetta quella che hai fatto. È una fotografia che fa anche capire poi come mai la Juventus abbia deciso di fare un passo indietro o magari un passo in avanti. Questo lo dirà Chissà. solo il tempo. Purtroppo una cosa che mi ha sorpreso tantissimo è quest'anno quando alla prima trasferta sono andato a Parma, vado in una stampa, prendo la distinta ufficiale, a centrocampo leggo Khedira, Pjanic, Matuidi. Sai, noi parlavamo di Rabiot, parlavamo di Ramsey, di cose diverse. Invece c'è da dire anche che la rosa resta mal costruita, secondo me. Questo è in Quest'estate dubbio, questo è in dubbio. quest'estate hanno sbagliato le strategie, ma a un certo punto lo si è capito nitidamente quando sembravano che tutti fossero in vendita. E quando tra l'altro Dybala era stato venduto al A tutti gli Manchester effetti. United. Perché se Dybala dice sì allo United, questo era C'è Lukaku, Lukaku. che è con Ronaldo e non con Sanchez o Lautaro Martinez all'Inter. Quindi ho visto del pressapochismo nelle scelte, un po' cervellotiche. D'altro canto, se vai ad analizzare l'ultima campagna acquisti, gli innesti azzeccati sono due: De Ligt e Demiral. Sì. Segniamo un velo pietoso. Ramsey, parliamo di un giocatore che quest'anno non ha fatto una partita intera. Sì. Non ha fatto una partita intera. Rabiot, io non sono un grande estimatore, non cambio idea. Secondo me è un buon giocatore, ma non ti sposta gli equilibri. Higuain. Non c'è, non Finito è più un calciatore. ad alti livelli. Quindi, sai, se tu vai a vedere poi quanto prodotto dalla dirigenza, non è che Sarri sia stato aiutato No, no, tantissimo. no. Sul tuo ragionamento, e hai ragione, lui non è un allenatore elastico, è un allenatore che è molto dogmatico, filosofo, ha un piano A e lo porta avanti come se avesse paraocchi. Allegri, tanto per citare un esempio, ma ci sarebbero altri, è uno che invece a partita in corso ti smonta e rimonta il piano gara anche con i cambi. È Infatti, tutto un te ibrido. Hai pagato un ibrido. hai parlato bene di quel Juventus-Parma e aggiungo anche Juventus, anzi, Parma-Juventus, aggiungo Juventus-Napoli, perché comunque sono state le prime due di campionato dove la formazione titolare era quella, nella testa di Sarri, era quel 4-3-3, forse anche intelligentemente ripartire da comunque schemi che conoscono giocatori che hanno sempre giocato tra di loro, quindi la vecchia guardia. E tra l'altro io all'inizio ascoltavo le conferenze di Sarri e mi parlava tanto di fase difensiva, sembrava quasi che portasse avanti un'idea dello stesso Allegri, parlava di una fase difensiva e poi della fase offensiva. Poi in campo vedevi, in realtà era tutta un'altra cosa, era pressing alto a recuperare il pallone, era difendersi attaccando male, perché pressavi male, correvi tanto e non negli spazi giusti, e questa cosa poi ha ripercussioni sulla difesa, perché io ti dico, la difesa titolare quest'anno è De Ligt Bonucci, se ti chiedo di fare una pagella di De Ligt e di Bonucci, secondo me sono assolutamente positive per tutti e due. E ci ritroviamo con una Juventus che ha preso 50 gol, quindi vuol dire che non è colpa dei due difensori centrali. No, è colpa dei meccanismi collettivi di una squadra che non è riuscita ad avere l'equilibrio per poter andare a pressare come voleva Sarri, ovvero a 40 metri di campo, e al tempo stesso non prendere gol. È stato un ibrido pericolosissimo che ha portato poi, tra l'altro, a subire anche degli schiaffoni non indifferenti. La Juve ha perso 7 partite in campionato, Eh sì. 7, fuori campo, 7. Eh sì. Come sia possibile che sia riuscito a vincere lo scudetto? Perché se tu perdi 7 partite fuori casa, solitamente uno scudetto non lo vinci mai. No, no. Invece è molto strano, ma ti dico la verità, Lu, i segnali che abbiamo un pochettino sottovalutato o accantonato sono anche le partite che hai vinto, ma non hai convinto. Ti faccio un esempio: il 2-1 col Verona in casa, dove Buffon fa un miracolo alla fine. Juve-Genoa, se non sbaglio, cos'era la prima di Thiago Era andato. Motta con Era Ronaldo Ronaldo rigore. che si procura un rigore al Quella della maglia 94esimo. Palace. Cioè la Juve comunque ha vinto anche tante partite inizio stagione senza convincere, più di inerzia, più di individualità. Sì, ma la stessa Juve-Napoli. Cioè, se non fa Stesso autogol Koulibaly. vincevi 3-0, se Koulibaly non fa quella cavolata lì, finisce 3-3. Ma ti dico un'altra cosa, in quella partita, dopo il 3-0,
il Napoli fa 3-3, il Napoli ha anche l'occasione per fare il 4-3. Eh no, per quello ti dico che ci sono stati partite belle dove abbia detto ok, sono convinto di questa Juve, ti dico 80 minuti con l'Atletico Madrid, a Madrid ero lì anch'io, no, anche lì finisce 2-2. Ti dico bene con l'Inter, ma anche lì Vecino prende il palo, se no si porta la partita sul 2-1 in favore, cioè non c'è mai stata un punto della stagione, c'è mai stato un punto della stagione in cui abbia pensato vedi qua si può costruire un progetto, è sempre stato un ibrido che ha vissuto di alti e bassi. Quindi al di là del fatto che comunque Sarri lo scudetto l'ha portato a casa ed era l'obiettivo minimo per quanto mi riguarda, il fatto che abbiamo detto ci sono stati dei limiti evidenti a livello tecnico, il fatto che comunque i giocatori forse non lo seguivano al 100%, queste sono state le motivazioni che hanno spinto Agnelli, e poi chissà quante altre, perché magari nel privato il rapporto... Ma ti dico la verità, Luca, io non credo che i calciatori non l'abbiano seguito. No, non ti dico questo, ti dico che però non erano esattamente pronti a morire per Sarri, seguito sì, no, hanno fatto fatica. Bravo. No, è così. Messa così mi convince, nel senso che i giocatori per Sarri non si sarebbero gettati mai nel fuoco. Ecco. Si vede a livello empatico che non ci fosse questo grandissimo feeling. Però vedo anche una squadra che ha tentato di fare quello che certo. È stato l'allenatore. E però è una squadra che poi si è snaturata perché ha perso i suoi punti di forza, per esempio la difesa posizionale. Una squadra che adesso, non dico che debba ripartire da delle macerie profonde, ma è una squadra che deve... ritrovare meccanismi, non sarà semplice il lavoro di Pirlo. No, per niente, e soprattutto un Pirlo che si trova lì. Io però dall'altra parte penso, Pirlo, conoscendolo, non è una persona stupida, Andrea Agnelli non è una persona stupida, se Andrea Agnelli ha messo Pirlo e se Pirlo ha accettato, perché bisogna che tutti e due poi fossero d'accordo, io non credo che sia una cosa così avventata, così improvvisata, anche perché secondo me Agnelli nella sua testa di metterci Pirlo lì ce l'aveva da un po', perché non si sveglia il giorno dopo il Lione e dice adesso faccio la rivoluzione da solo, vado contro tutti, decido io. Non lo so come la vedi te. Ma io credo che sia un pensiero quello, perché poi la scelta di Andrea Agnelli, credo che sia stato un pensiero progressivo, nel senso, secondo me fino alla presentazione dell'Under 23 c'era sicuramente l'idea da parte della dirigenza che Pirlo potesse allenare la prima squadra. Sì. Anche la presentazione che è stata fatta è stata una presentazione clamorosa. Sì, sì, sì. Tutta la dirigenza riunita, compreso Cherubini, quindi come dire, qua c'è il futuro della Juve. C'è anche probabilmente il futuro tecnico della Juve. Poi però, sai, se vado a sentire le parole di Paratici e Agnelli in quella conferenza, ero lì e si parlava di percorso da fare, percorso da meritarsi, anche lo stesso Pirlo aveva detto a tutti piacerebbe essere nuovo Guardiola, nuovo Zidane, però bisogna meritarselo. Evidentemente se l'è meritato in 10 giorni, nel senso che poi valutando le candidature, evidentemente poi quando la dirigenza si sarà riunita avrà proposto al presidente, faccio un esempio, presidente qui abbiamo Pochettino, Simone Inzaghi, Paolo Sousa, che facciamo? Allora il presidente anche a livello diciamo epidermico, sì, a livello sì, emozionale sì, avrà detto andiamo su Pirlo. Era una scelta ragionata dal fatto che Pirlo comunque la Juventus l'avesse già portato in Under 23 e volesse fargli fare l'allenatore come professione. Poi hanno accelerato in maniera, se vogliamo, anche un po' sconvolgente, però evidentemente, come dicevi giustamente tu, non è che stiamo parlando di sprovveduti. Andrea Agnelli, parlando con Pirlo in questi mesi, avrà condiviso la sua visione di calcio, sarà rimasto attratto da qualcosa. Due punti. Uno, sicuramente il fatto che, mi dicevi, c'è il futuro della Juve. Io faccio un parallelo con le conferenze stampa. In quella di Pirlo l'Under 23 c'è Andrea Agnelli e parla per buon parte della conferenza stampa. Fa l'introduzione... interviene anche durante il discorso di Pirlo, ma durante la conferenza di Sarri non c'è, e questo mi pesa un po' nel cervello. Un'altra è che magari non l'ha citato. Io però ti parlo proprio dell'anno prima, dell'anno prima, sì. Ma lì sai, ti dico la verità, io l'ho fotografata così la situazione. Agnelli non si sarebbe mai liberato di Allegri. No, certo. Dal momento che tu, dirigenza, io ti responsabilizzo, a te Pavel Nedved, a te Fabio Paratici, dal momento che vi responsabilizzo, se mi obbligate, se mi portate a far fuori Allegri, il nome lo decidete voi. Certo. Il nome l'ha deciso loro, è stato Sarri, quindi in sede di presentazione il concetto era molto chiaro, c'era Paratici perché era...
la scelta della dirigenza intesa come area sportiva, non del presidente. Non presidente. Se avesse dovuto decidere il presidente, il nome sarebbe rimasto Allegri. Certo. Quindi, sai, quella è una scelta non condivisa, secondo me. È stata una scelta accettata dal presidente per valutare anche poi la bontà del suo gruppo dirigenziale. A distanza di un anno è intervenuto lui, in 24 ore ha assicurato Sarri e ha preso lui l'allenatore. E questa, secondo me, non è una bella notizia per la dirigenza. No, infatti, per quello che ti dico, se ti assumi le tue responsabilità e quindi hai potere decisionale, però se poi va male o considero che sia andata male, qualcuno dovrà pagarle queste conseguenze, mi viene da dire, non soltanto Sarri. Quindi vedremo. No, diciamo che comunque Agnelli ha riconfermato il gruppo dirigenziale, questo va detto. Però anche dal rumor che ho io, che ho scritto, che hanno scritto anche altri colleghi sul fatto che Cherubini stia prendendo più quota, secondo me fa capire come qualcosa si stia muovendo e si muoverà e si svilupperà in maniera differente, che non vuol dire magari fare la rivoluzione, ma magari ridistribuire qualche carica, magari mettere nuovi volti, anche se in quelle aree che non vengono esposte agli occhi dei tifosi, che sono magari il commercio, il merchandising, l'AD, l'amministratore delegato per i conti. Lì mi aspetto che invece la Juventus cambi, e cambierà, da quello che so io. Ad ogni modo, anche lo stesso Marotta era stato confermato, aveva iniziato l'annata e poi a ottobre ha fatto... Infatti ti dico, aspettiamo il CDA di ottobre. Esatto, che mi sembra il mese un po' più... delicato. Sai, che nello specifico bisognerà capire cosa vorrà fare Paratici, perché Paratici ha nelle sue mani l'offerta da Roma. Sì, è vero. Nuovo corso, quindi bisogna capire se rifiuterà. È chiaro che ha fatto anche la smentita nei giorni scorsi, dire no, io non voglio andare via dalla Juve, però comunque lui le proposte le ha, perché in 10 anni che ha la Juve ha vinto 9 scudetti, certo. È il miglior sportivo di tutti, il migliore proprio in assoluto, secondo me. Quindi sai, dopo 10-11 anni magari può subentrare anche la voglia di fare un altro tipo di esperienza. Quindi parallelo con il passato ne abbiamo parlato, Sarri. Parallelo con il passato recentissimo, quindi la scelta di Pirlo. Adesso parliamo del presente e del futuro. Perché ieri Matuidi, c'era già Pjanic nella lista. Prossimamente viene a dire Higuain e Khedira, i primi due, i più urgenti, i più importanti. E poi chi altri va fuori? Guarda, io sono convinto che se dipendesse dalla Juve ne venderebbe 9-10. Poi però non sempre volere potere. Hai citato tutti i giocatori che giustamente sono in procinto di andare via. Ci aggiungo Douglas Costa. Certo. Douglas Costa per la Juve è una priorità venderlo, perché la Juve giustamente si è anche stufata di avere quei 4-5 giocatori che ti garantiscono il 20% di rendimento annuale. Perché sai, finché uno te lo puoi anche tenere, ogni volta ti fai il segno della croce e ci speri. Ma se sono 4-5 condiziona un po' lo sviluppo di una rosa. Quindi io credo che la Juve abbia davvero 9-10 giocatori sul mercato. Matuidi è andato ormai all'Inter Miami, certo. Mancano giusto la formalità, ma l'affare è chiuso. Con Khedira credo che cercheranno di arrivare a una risoluzione consensuale. Vediamo se lo stesso percorso verrà fatto con Higuain, ma mi sembra un po' più complicato, perché Higuain pesa bilancio circa 18. C'è il discorso da fare anche poi con Bernardeschi, però sai, Bernardeschi magari te lo tieni. De Schiele, un altro giocatore sul quale non può più fare affidamento. Rugani, il quinto centrale della rosa, e prende 3 milioni in stagione. Cioè, ho già citato 6 o 7 giocatori, sì. Poi c'è Perin, c'è Romero, cioè Piazza. La Juve serie di fare una valutazione su Ramsey. Cioè la Juve ha 7-8 giocatori che deve cercare di vendere. Come succede in questi casi, mi aspetto che alla fine si arrivi a una sorta di compromesso con 4-5 AD, 4-5 arrivi di livello. Ma anche perché noi ci trovavamo prima del Lione e dicevamo non c'è il tempo di fare queste cose, è difficile cambiare allenatore perché poi inizia tutto, è difficile vendere questi giocatori, non li riesci a piazzare, poi devi comprare. Ma post Lione io ho visto un'accelerata pazzesca di tutto. Ma Luca, il Lione, al di là del destino di Sarri, che secondo me non era legato a una partita, perché probabilmente a questo punto l'avrebbero fatto fuori anche se avesse vinto la Champions, arriva di però non i quarti quarti ti arreca un danno clamoroso a livello di conti in un anno già impattato dal Covid. Cioè la Juve andando ai quarti perde 25-30 milioni, che sono tanti. Sono tanti, come tu quest'anno non abbia determinate entrate, non abbia più entrate dello stadio, del merchandising. Cioè la Juve è costretta ad abbassare i costi di gestione per quei giocatori che non sono più centrali o imprescindibili. Che ciò non significa che la Juve non abbia soldi, significa che debba distribuirli molto meglio. È differente come concetto. Se tu mi chiedi di Dybala, io ti dico che per me rinnoverà 12 milioni, anche quindi vuol dire che la disponibilità.
però non può più permettersi certe follie, ovvero da lì 6 a Chiedira, 7 Higuain, 3 Rogani, 3 quanti ne prenderà di sci, cioè, sono tutti giocatori che alla fine ti occupano tanto a livello di spazio salariale. E ovviamente noi parliamo di questi giocatori, delle cessioni, perché per quanto mi riguarda gli arrivi sono determinati in base a chi parte, e io sto un po' leggendo i nomi che fanno i giornali, perché Pirlo in una vecchia intervista disse: hai preso Ronaldo, ma per innescarlo ti servono delle mezze ali di qualità. Quindi penso che comunque la sua prima idea sarà quella di cercare di migliorare lì. Però sembra una Juve troppo tecnica e basta. Nel senso, anche il fatto di dare via Matuidi, che era un po' l'unico giocatore di una certa sostanza e corsa che avevi a centrocampo. Come te la immagini te la Juve di Pirlo? Tutti i giocatori tecnici e basta? Io mi immagino la Juve comunque concentrata sull'obiettivo che vincere. Certo. Sai, per vincere devi fare anche qualche passo indietro rispetto alle tue idee. Non ho dubbi sul fatto che Pirlo, anche sentendolo parlare, ragionare, anche in una prima conferenza che ha fatto, non ho dubbi sul fatto che lui sia un fautore del calcio organizzato, ragionato e fatto di possesso. Però poi, tra le idee e applicarle, tu lo sai benissimo, c'è un mare. È chiaro che andar via Matuidi così, cioè mi aspetto comunque una squadra con piedi più aulici, ma d'altro canto, Lu, se tu hai Cristiano, tu hai sprecato 2 anni di Ronaldo in Europa. Cioè Ronaldo, quando è uscito una volta ai quarti con l'Ajax e l'altra agli ottavi con il Lione. Non è contento. Tu devi creare una squadra che a livello tecnico si avvicini al livello di Ronaldo. Sì. Perché se Ronaldo dà una palla a Matuidi, questa palla da altre parti non esce in maniera pulita. Tu devi avere giocatori che sappiano dare del tuo al pallone. Se poi questo ti può compromettere per qualche tempo anche di vincere in Italia, è un rischio che devi correre. Ma se tu vuoi fare una qualità e devi comunque elevare il tasso qualitativo della rosa juventina, che non è ancora alto, non è ancora sufficientemente valido per supportare Ronaldo. Tu però mi stai dando questa informazione, quindi dandomi per scontato il fatto che secondo te Ronaldo rimarrà. Mi stupirebbe moltissimo se andasse via, sì. Ma perché una serie di motivi. Innanzitutto perché è legato da una prigione, è imprigionato, diciamo, da un contratto dorato. Vorrei averla io quella prigione. Esatto. Comunque, ragazzi, Ronaldo ha 35 anni compiuti. Sì. A bilancio credo che pesi attorno a 60 ancora milioni. Una cinquantina, sì. Il cartellino, sì. Una squadra che arrivi con 50-60 milioni e si accolli poi sui 31... 35, a me sembra follia. Siamo a metà. Siamo a metà, perché erano 4 anni, siamo a 170 pagati, ne abbiamo ancora 170 da pagare, tipo, per tutto. Poi sai, insomma, Ronaldo la Juve si trova anche bene, nel senso a livello di ambiente, di città, di tifosi e tutto. È chiaro che se te ne vai così, dopo un'eliminazione agli ottavi, te ne vai con un flop. Non tu, Ronaldo, perché tu sei nettamente superiore alla dimensione Juve. Sì. Perché la Juve in Europa non è stata all'altezza sua, certo. Differente. Però io credo che per uno come lui quantomeno un'altra chance se la voglia dare, di dire cavoli, andiamo a vincere sta Champions, proviamo a vincere sta Champions. Poi non sarà semplice, perché quest'anno la Juve dovrà ricostruire. Diciamo che è molto anacronistico l'acquisto di Ronaldo con la situazione della Juve, cioè prendere Ronaldo, per esempio, poi è chiaro che non potevi prenderlo perché nel 2015 col cavolo che Real Madrid te lo dava, però avrebbe avuto più senso avere un Ronaldo con i vari Pogba, Vidal, Pirlo, cioè una squadra di quel genere. Così invece sembra quasi che predichi nel deserto. Non avevi probabilmente neanche le possibilità economiche di andare a fare un colpo del genere in quell'annata lì. E col senno di poi però... Ma neanche nel 2017. Però lì sai, lì hai preso Higuain, per dire, che era dove volevo arrivare, che per me Higuain si è rivelato uno dei più grandi flop purtroppo della storia della Juve, perché cedere Pogba e prendere Higuain a quella cifra, e probabilmente ci aspettavamo tutti un po' di più, e vedere come si sta concludendo il percorso di Higuain, che ha fatto praticamente 2 stagioni alla Juventus, poi il prestito, poi il rientro, quest'anno disastro, adesso addirittura la rescissione del contratto, probabilmente quei 100 milioni sono stati spesi male, purtroppo, anche se ero il primo entusiasta in quel momento, per una miriade di ragioni. Ti serviva il centravanti, dovevi indebolire il Napoli, dovevi... Aveva appena riscritto la storia dei capocannonieri italiani, della serie italiana, quindi la Juve ha bisogno di una punta forte. Sì. E diciamo che tutti noi lo avremmo praticamente sì, preso. Sì, sì, sì. Aspettarsi questa involuzione, no. No, brutto. Perché è stata un'involuzione netta,
giocatore fragile emotivamente, mentalmente. È un giocatore che secondo me, da quando la Juve l'ha scaricato la prima volta, ha perso, non dico l'entusiasmo per questo sport, ma non lo mette più nelle priorità della vita. Sì, la testa gli è andata da un'altra parte, probabilmente. È un giocatore che onestamente, anche dal punto di vista fisico, non è più quel, cioè adesso Higuain del primo anno alla Juve è un giocatore che gioca a spalle alla porta, ma quando mai Higuain al Real Madrid, al Napoli e al primo anno di Juve giocava a spalle alla porta? No, puntava sempre la porta, puntava sempre la porta. Ha perso velocità, ha perso, purtroppo mi spiace molto, però diciamo che complessivamente nel 2016 tu dai via Pogba, prendi Pjanic e Higuain, non ci guadagni. Che in questo momento tra l'altro sono i due nomi in uscita. Perché da quel mercato, un mercato grosso, Dani Alves, Pjanic, Higuain, rimane praticamente solo Cuadrado. E Piazza, volendo, rimane Piazza che c'è da correre. Quattro anni è cambiato il mondo. Quattro anni è cambiato il mondo. Diciamo che Pjanic comunque, bene o male, ha fatto il suo. Nessun salto di qualità. Un po' troppo anche lui lineare negli ultimi anni. Però Pjanic se ne va da semi-protagonista. E invece Higuain se ne va da problema. Ma non dimentichiamoci che se la Juve l'anno scorso... cioè, la Juve voleva venderlo anche l'anno scorso. Sì, indubbiamente, non c'è riuscito. Ha dato la maglia numero 9. Cioè. Sì, era un chiaro segno evidente del fatto che loro volessero comunque acquistare un centravanti al posto di Higuain. Cosa che dovrai fare quest'anno. Perché a questo punto, io non so dopo come gestirà Pirlo la questione Ronaldo Dybala, il buco nell'area. Sono cose problematiche. Più io aggiungo anche la fase difensiva, perché io... non so come Pirlo possa gestire una fase difensiva di livello assoluto senza aver mai allenato. Questa secondo me sarà la sfida più grande. La fase offensiva bene o male, Ronaldo Dybala si passa nel pallone. Là il discorso che non va sottovalutato è la convivenza tra Dybala e Ronaldo, che ha rappresentato punto interrogativo grande per problema tutto. Per Allegri, che però è riuscito a tamponarlo avendo Mandzukic. Invece Sarri ha puntato molto su questa convivenza, su questa coesistenza. Hanno fatto passi a livello. Assieme, hanno fatto meglio. Hanno fatto meglio, però continui a far fatica. Quindi te cosa vedi? Un centravanti insieme a Dybala e Ronaldo? Io vedo un centravanti funzionale, però ti vedo anche dei problemi con Dybala. Cioè, se tu hai Kulusevski... Ecco, infatti, per quello. Kulusevski dovrà giocare. Tu hai a sinistra Ronaldo e a destra Kulusevski. Se riesce a essere bravo a occupare gli spazi con Dybala a punta centrale, chapeau, ma non è semplice, perché lì hai bisogno davvero di una punta fisica che faccia un certo tipo di gioco. E quindi ti dico, mi aspetto che da quel punto di vista si rischi di avere lo stesso problema per il terzo anno di fila. E 4-2-3-1 invece non la prendi in considerazione come ipotesi? Con Dybala che fa il trequartista sulla linea di Ronaldo e Kulusevski, davanti una punta e due centrocampisti. Sai, Dybala quello l'aveva già fatto con Allegri, no? Sì, l'anno della finale di Cardiff. Sì. Ci può stare, c'è però così il rischio che che Dybala si abbassi un po' troppo, perché lui comunque tende sempre ad arrivare a centrocampo per sviluppare la manovra. Non è semplice lui. Siccome è un rebus, cioè io tutte le volte che guardo la Juventus e parto da davanti perché devi partire. L'Europa, che Allegri e Sarri hanno idee profondamente diverse. E nessuno dei due c'è riuscito. Quella cosa ti dico la stessa cosa, che occupare l'area è difficile. Ah, non lo so, e poi lo vediamo tutti, cioè quando guardi le partite della Juve c'hai il nervoso per quello, quindi dovresti, non lo so, un albero di Natale, forse ti inventi l'albero di Natale, non ho idea, cioè non... sembra facile, dici, c'è Ronaldo e Dybala, sì, però c'è un problema grande. Sembra facile, ma è complicatissimo, perché poi vedi uno che va a sinistra, l'altro va a destra e al centro non va nessuno. Infatti sarà veramente il rebus secondo me più grande ancora una volta dal quale ripartire, a meno che poi davvero uno dei due non parta. Io penso più Ronaldo che Dybala nel caso, perché anche il fatto che Ronaldo accetti di essere allenato da Pirlo, che con tutto il rispetto che posso avere da Pirlo, ma il fatto di non avere esperienza, secondo me Ronaldo un po' peserà questa cosa, non lo so. Però io penso che a Ronaldo non interessa tanto come venga allenato, tanto lui si allena da solo, a lui interessa come allenati gli altri per essere al suo livello. Che cosa incredibile, pensa te. Sì, no, è giusto però quello che dici. Cioè lui ha bisogno che gli altri siano al suo livello, che lui, uno gli di tanto a Ronaldo, Pirlo non gli dirà mai calcia così, calcia cosà, vai lì, vai là, dice fai quello che vuoi. Però pretende, insomma quest'anno, dalla società Juve, che venga costruita A, una rosa d'altezza, e B,
che venga allenata una squadra affinché possa colmare il gap con lui. Bene, e queste sono un po' tutte le cose che volevamo sentire tutti. Tra l'altro scocchiamo la mezz'ora precisa, quindi direi di concludere. Io ti ringrazio ovviamente ancora per questa chiacchierata. Ragazzi, un mi piace, dovete lasciarlo. Dopo mezz'ora ve lo dico, un mi piace, dovete lasciarlo per questa chiacchierata con Romeo. Ovviamente ancora una volta in descrizione tutti i suoi social network e noi ci vediamo comunque in live prossimamente, dato che ormai sta diventando un po' Ormai ci vediamo sempre tu, un tanto tu sei in classico. ferie, ormai. Sì, ma le mie ferie Grazie a te per finiscono. l'invito. No, no, grazie a te per queste Ferie. perle. E un saluto alla tua community, che so che ti segue, sei bravo, sei appassionato, quindi fanno benissimo a Ci seguirti. divertiamo. Ci Ci divertiamo. divertiamo. Va bene, grazie mille a tutti. Ciao ciao, chiudiamo qua. Grazie.